Bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato fabioambrosi.it. Quest'oggi vedremo come ingrandire i pannelli a tutto schermo in Premiere Pro, ovviamente. Molti mi scrivono: come fai a fare questa cosa di ingrandire il pannello e fare spazio a seconda delle esigenze? Bene, molto semplice e lo scopriremo in soli 3 minuti. L'operazione può essere fatta in due modi: uno un po' più, diciamo, lento utilizzando il mouse, l'altro molto più veloce utilizzando i tasti di scelta rapida da tastiera. Iniziamo con il mouse. Per ingrandire un pannello a tutto schermo basta cliccare sul nome del pannello stesso due volte con il mouse. Doppio clic, il pannello diventa a tutto schermo. Cliccando ancora due volte sul nome del pannello, il pannello torna alle sue dimensioni originali. Dicevo, c'è un modo molto più veloce per fare questa operazione che sfrutta i tasti di scelta rapida da tastiera. Clicchiamo su Modifica e cerchiamo la voce Scelte rapide da tastiera. Si aprirà questa finestra che ci permette di personalizzare i nostri tasti in base alle nostre esigenze. Cerchiamo in questo box di ricerca ingrandisci. Basta questa parola, e individuate la voce ingrandisci o ripristina riquadro sotto il cursore. Io ho assegnato a questa funzione il tasto di scelta rapida e accentata, ma se volete cambiare potete tranquillamente farlo. Basta cliccare, se avete una situazione simile alla seguente, quindi se non c'è nulla basta cliccare nello spazio vuoto, scegliere il tasto F7 per questa funzione, cliccare poi su OK e il gioco è fatto. Ogni qualvolta cliccheremo F7, in base alla posizione del cursore, si ingrandirà e verrà messa a tutto schermo il pannello sottostante. Termina qui anche questo mini tutorial firmato fabioambrosi.it, tutorial@fabioambrosi.it, l'indirizzo email a cui potete scrivere per chiedere dei tutorial su misura per voi. Vi invito, se non l'avete fatto, ad iscrivervi a questo canale YouTube e a mettere un like a questo video se vi è piaciuto, ovviamente, e se vi fa piacere cercatemi su Facebook. La pagina da cliccare come sempre è Fabio Ambrosi. Mettete un like e teniamoci in contatto. Ciao!